ultimi 20 giorni sono 8 i bambini morti di tumore perché vivevano nella cosiddetta Terra dei Fuochi, nel napoletano. Sono i drammatici dati riferiti dalle mamme aderenti al Comitato Vittime della Terra dei Fuochi che stamattina hanno protestato davanti alla Prefettura di Napoli, proprio mentre era in corso la riunione su Bagnoli con il Ministro per il Mezzogiorno De Vincenti. Il mio nipote, il figlio di mia figlia, malato 5 anni fa di astrosarcoma. L'abbiamo portato a Parigi, in Francia, ma sfortunatamente lui non ce l'ha fatta. Come tanti altri bambini, ogni giorno muore un bambino. Io faccio parte di un'associazione, fra di noi c'è qualcuno che ha perso qualche bambino, c'è qualcuno che c'ha il figlio ancora in fase di malattia e penso che questi bambini non possono mai riposare in pace finché non avranno una giustizia e finché non ci sarà una bonifica, perché basta, stiamo morendo tutti. Ma noi facciamo parte dei 57 comuni della Campania dove i camorristi coperti dai politici hanno sotterrato a più non posso. Penso che adesso sia il momento di dire basta e di mettersi dalla parte del popolo.